avuto in collegamento e ora cambiamo argomento parlando di rimborsi, rimborsi promessi e mai arrivati. Infatti l'emergenza coronavirus e anche il conseguente lockdown ha cambiato in qualche modo il nostro modo di viaggiare. Ci sono migliaia di biglietti, aerei, treni, traghetti e quant'altro che insomma non sono, i viaggiatori non hanno potuto utilizzare, e qui ci sono altrettanti infiniti rimborsi che sono stati chiesti in svariati modi. Allora vediamo cosa ha stabilito. Innanzitutto, per cominciare a parlare di questo argomento, tentare di fare un po' di chiarezza, cosa ha stabilito il decreto Cura Italia in tema di rimborsi? Lo dovremmo vedere nella grafica. A partire dall'11 marzo i voli cancellati a causa della pandemia possono essere sostituiti da voucher validi 12 mesi offerti in maniera unilaterale dalle compagnie. E allora, Federico? E allora, ne parliamo per capire come funziona, per capire cosa succede, cosa ci spetta, cosa no, a chi rivolgerci quando uno di questi voli in qualche modo viene cancellato in maniera indipendente dalla nostra volontà, perché proprio non è possibile. Ne parliamo con Francesco Luongo, presidente del Movimento in Difesa del Cittadino. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio Luongo per essere qui e ringrazio anche Giovanni Laschena, vice direttrice centrale dell'economia vigilanza aeroporti ENAC. Buongiorno. La ringrazio perché è importante che un ente terzo sia qui. Dottoressa Laschena, che devono fare in questo caso? Cioè la disciplina e soprattutto anche l'intervento dell'Unione Europea, cosa ha stabilito? Perché qui di fatto l'Unione Europea poi è una pietra tombale su cui da farsi. Allora, sicuramente il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto. E, diciamo che la Commissione Europea, l'Unione Europea ha stabilito con una serie di direttive appunto che il passeggero, nel caso in cui abbia un'impossibilità sopravvenuta rispetto al volo che deve effettuare, ha diritto ad essere rimborsato. Diciamo che bisognerebbe comunque conoscere molto bene le condizioni di trasporto del vettore che il passeggero si impegna a sottoscrivere nel momento in cui acquista il biglietto. Direi che questo è un caso che però va risolto a sé stante rispetto alle cancellazioni che sono state, o meglio alla disciplina della rinuncia nei casi in cui il passeggero era affetto da Covid oppure ci sono state restrizioni. Perché c'è una parte terza qua, c'è un'intermediazione? Non soltanto perché c'è l'intermediazione, ma anche perché è proprio un caso diverso che non è in questo caso regolato dalla legge nazionale. E quindi la legge nazionale prevede che nel caso di Covid appunto il passeggero abbia diritto al voucher o al rimborso. In questo caso la disciplina non è esattamente chiara perché il passeggero appunto non era il povero passeggero in questo caso? Quindi, guardi, che è complicatissimo, ma proprio me lo spieghi diritto, come se avesse 6 anni la signora? Ha diritto senz'altro al rimborso, deve presentare la certificazione medica alla compagnia aerea e la compagnia aerea lo deve rimborsare. Quindi in teoria l'agenzia a cui le si è rivolta, che ha intermediato, non è parte in causa, è direttamente con l'Italia in questo caso. In questo caso anche l'agenzia, ci sono sentenze e anche diciamo la Commissione Europea stessa ha stabilito che le agenzie, gli intermediari comunque sono responsabili rimborso, così come il vettore. È chiaro che in prima battuta il passeggero si deve rivolgere al vettore. Posso dire che non la invidio in questo periodo, non la invidio. Dottoressa Laschena, diciamo che può capitare che un viaggiatore, un consumatore a un certo punto non si senta più di partire, a prescindere dal suo stato di salute. Se decide lui di non partire per causa di forza maggiore, la disciplina europea che cosa prevede? Se ad esempio, faccio l'avvocato del diavolo, mi sto recando in una zona dove so esserci ormai dei focolai, in una zona che è compromessa, ho diritto di rinunciare, di recedere, avere indietro qualcosa? Allora, qui la situazione non è proprio del tutto chiara. Proviamo a ragionare. Allora, esiste sicuramente una normativa europea che prevede appunto che nel caso di forza maggiore il passeggero abbia diritto al rimborso. Esiste anche una normativa nazionale che è stata appunto emanata durante il periodo diciamo del Covid,
che ha previsto che in casi specificamente previsti dalla legge il passeggero potesse recedere ottenendo il rimborso o comunque il voucher. Diciamo il voucher perché poi successivamente... Questa è la fase in cui si è stabilito che è il voucher. Ci sono però ci sono anche casi nei quali comunque il passeggero recede perché in quel momento non si sente di viaggiare, perché non ha fiducia diciamo nel momento particolare, certo. Eccetera. E in questo caso direi che vale la regola. Vale la regola della tariffa aerea, cioè se è rimborsabile ha diritto al rimborso, altrimenti no. Ci deve essere penale. Diciamo di su una causa di forza maggiore per avere diritto a qualcosa, diversamente no.